poi scambiamoci i contatti, che magari nel documentario, se vuoi, possiamo anche mettere il colore del video. Usarlo come materiale d'archivio, se sto presentando il suo fan. Come vuoi? Ah? Ho visto che li hanno già messi sul sito di Giuliano Paloi. Sì. Fai quello che vuoi. Tranquillo. Voglio scambiare i contatti. Sì.
scusi. Thank you.
va sul serio con il movimento contro l'altra maniera di prendere la verità. Parla anche quando sei nato, quando l'assicurazione. Certamente, perché il Giuliano è andato oltre il rischio, è andato oltre il pericolo, è entrato nell'errore, nella parola errore, che quando si entra in queste fasi non ci si può permettere di sbagliare, perché si paga con la vita. E quando uno mette insieme un programma di discesa dello sterpio di notte, ha calcolato tutto, ma non sa cosa succede. Certamente non ha commesso neanche il più piccolo errore, perché sarebbe stato il momento di non ritorno. E se fosse successo avremmo pianto tutti. Giuliano ci ha dimostrato la sua forza e questo ci ha dato anche l'entusiasmo del suo 13° record. Detto questo, vengo da discipline sportive aeronautiche, si parla di vento, il vento è alleato ed è molto pericoloso. Come la gravità, sembra strano, aiuta quando si scende, non aiuta quando si sale. Certamente partire con la bicicletta in discesa e non avere nessun appiglio una volta che sei partito, non si sa come va a finire se non sai fare veramente il tuo lavoro. E per questo motivo, con i tornanti che scambiano continuamente direzioni, l'uomo si trova all'interno di un goniometro di 360 gradi dove arrivano venti di direzione e intensità variabili. Credete, la compensazione di un vento, sia debole o forte, è un'impresa tutte le volte, a secondo le condizioni. Io credo che l'impeto di Giuliano e la bravura di Giuliano hanno superato tutto e nella storia rimarrà sempre l'unico, e io dico un grande bravo a Giuliano Calore e un abbraccio veramente a Giuliano Calore. Il pensiero che ho scritto qui nella scatola: i suoi record del ciclismo estremo sono unici nella storia e rimarranno unici per sempre. Lino Tamburini. Grande Giuliano! Unico! Vorrei aggiungere un qualcosa anche me, perché questo signor qua doveva rifare il libro. Allora mi chiama e dice: bisogna qualche fotografia con lo Stelvio. Andiamo su, facciamo un bel giro. Il giorno dopo andiamo, proviamo, preparo le macchine per fotografarlo e lui prepara la bicicletta. Il primo giro che fa mi dice: adesso qua io in questa curva tu mi devi prendere così come vengo giù. Beh, la curva che ha fatto cade per terra. Mi dispiace, anche lui cade, come cadiamo tutti. Metto via le macchine fotografiche perché ormai qua non si va più nulla. Beh, arriviamo su sullo Stelvio, si è aperto lo Stelvio dalla gente che c'era, che lo aspettava. Tutto il giorno ha corso, con un male alla gamba che non ti dico, meno magari neanche più mosso. Sì o no? È unico in tutto. E per fotografare, perché voleva che fotografassi lui, con tutti i tornanti sotto, ho dovuto scalare la montagna, ho dovuto scalare lo Stelvio a piedi per fotografare lui e i suoi tornanti sotto. Andiamo qua. Certo. Anche, grazie anche a lui, allora, se ho fatto qualcosa di importante. Allora, a questo punto, un attimo, a questo punto parlo anch'io. Due secondi. Dedico una canzone a Giuliano, io suono il sassofono, una vita, e potrei dedicare una qualsiasi canzone, ma la più appropriata di oggi è Grande, Grande, Grande. Bravo! Grande Zeno! Thank you.
No, no, no. Abbiamo creato un duetto in questo improvvisato dai. Senza vergogna. Non ci siamo. Aspetta, va piano. Non ci siamo messi d'accordo su niente. E si sentirà. Improvvisiamo, eh. È bello le robe improvvisate. Allora, dai. Col maestro Mauro eravamo tutti e due veloci, le donne ci volevano dappertutto, purtroppo è stata così. Ecco, volevo farvi sapere che io e Giuliano abbiamo qualcosa insieme. Lui è campione della bicicletta, io sono campione di qualcos'altro, non ve lo dico perché le donne se no sarebbero già qui. Grazie della questa bellissima festa. Bello. Poi interrato, poi parlando. Se parla, sì, ma deve parlare con il Paolo. Si parla Paolo Ferris. Quindi che è record, Bernardino, Aru, Rivali. Quanta testa, sì, è davvero. Che fa sembrare. Thank you.
Adesso avete capito perché John Clooney nel suo matrimonio ha voluto che suoni lui. È in gamba, è in gamba. C'è il signor Garato che è stato un campione anche lui, perché qui si parla di campioni ma bisogna dire anche le nomi, signori. Questo è il signore, è stato campione in ciclismo, ne sa ben qualcosa, quei figli che corrono hanno fatto il Giro d'Italia, eccetera, eccetera. Quindi volevo dire una piccola cosa che hanno trascurato. Sì, allora io volevo vedere l'aspetto sportivo, perché Giuliano scende dallo stadio senza mani di notte, no? Però volevo farvi una domanda. Voi sapete che ogni anno, o quasi ogni anno, al Giro d'Italia si passa per lo stadio che è chiamata Cima Coppi, va bene? E si cronometra da sotto fin sopra il tempo. Chi è che ha il record della scalata dello stadio? Lo sapete? Merckx, Gimondi, Contador, Aru o Nibali? Chi sarà? Giuliano Calore! Giuliano Calore! Come fai andare più forte di Aru? Grande Giuliano! Allora, lui senza mani, senza mani, senza manubrio, ha fatto meglio di Merckx, di Gimondi, di Contador, dei grandi di Bernardi, dell'84, Giro d'Italia 84. Ma è meglio anche di Aru e di Nibali? Sì, beh, logico. Potresti fare il Giro d'Italia di tempi di adesso, eh. Se tu avessi 40 anni di meno, potevi fare il Giro d'Italia. Perché non hai corso, come dire, tanti di ma io gli ho detto da giovane, come mai hai avuto troppo tardi. Però lui ha avuto la capacità di inventarsi una cosa che è unica nel mondo, che nessuno è riuscito mai a imitarlo, nessuno. Sì. Quello sì, gli ho dato atto. Parliamo delle grandi donne, no? Di Eddie Merckx non hanno fatto i tempi ancora, Bernardi no, sì, ho fatto 2 minuti e due. Beh, lui aveva 120 chilometri, quindi però dagli stessi punti in gruppo io ho tenuto 2 minuti e 21 secondi meno di lui. E sui miei filmati che vedrete in quale ci sono dei punti dove andavo su a 28 km in salita senza manubrio, ma poi ne ho fatto un'altra di peggio. Quello discorso, quando mi hanno invitato, c'era Maspes Binda, allora 40 anni fa, all'Hotel Gallia di Milano, e gli azzurri e Pizzo della Rai mi ha dato la medaglia d'oro. Ha detto, quando mi hanno invitato, perché avevo fatto i 14 passi in 13 ore, 1 minuto 17 secondi. E allora ha detto, in quanti giorni? Ha detto, e i giudici che hanno seguito e hanno legato il primato? 13 ore, 1 minuto 17 secondi. Ho visto tutti i campioni salzati in piedi. Io avevo conosciuto uno senza una gamba e mi ha fatto pena perché mi ha detto, io non posso più andare in bicicletta perché mi manca una gamba. E questo ragazzo mi ha fatto pena e ho detto, gli ho promesso che tu, con la mia impresa, ti dimostrerò che anche tu puoi andare in bicicletta. E gli ho dedicato la scalata dello Stelvio con una gamba sola in 1 ora e 36 minuti, che la vedrete nel film, che è un tempo spaventoso, perché per fare lo Stelvio con 2 mani, lui lo sa che a corso in bicicletta ci vuole 2 ore e mezza, uno che non sia veramente professionista. Ecco, l'ho fatta. E quando io l'ho annunciata Binda, ai più grandi della storia del ciclismo, si sono fatto un sorrisino di circostanza e dico, beh, qui cominciamo da fuori dai binari. E dopo un mese ho mantenuto la mia promessa, sono arrivato stravolto. Comunque sono arrivato con una gamba sola, avevo la gamba martoriata, eccetera, eccetera. Mi ero raccontato 2, ci vorrebbe una vita per raccontare 13 record, comunque 2 me li ho raccontati. Però quello con la gamba sola è una cosa unica. Allora, a conferma di quanto ha detto Giuliano, ma non c'è bisogno di conferma, circa 3 anni fa sono stato chiamato da una troupe americana, da una grande organizzazione americana, World Harmony Room, la World Harmony che Room, che doveva esserci oggi la signora, invece la figlia è venuta, e hanno consegnato a Giuliano nel caffè Pedrocchi, partiti direttamente dall'America e con un percorso quasi totalmente a piedi, questo è il termine, un premio a Giuliano, una medaglia di riconoscimento, un riconoscimento molto importante per il gesto altamente umanitario che Giuliano ha compiuto, dimostrando a un ragazzo disabile che nulla è impossibile.
questo è stato Giuliano Calone. Grande Giuliano, il suo grande coraggio. Io ero addirittura all'ultima impresa sua che ha fatto, per passo dallo stelvio, venendo giù. Una cosa, non credere ai miei occhi, cosa ho visto? L'ho inquadrato sul primo tornante, guarda, una roba da brividi. C'era un freddo, erano 10 minuti che lo aspettavo io, ero tutto ghiacciato. Arriva lui, una cosa va incredibile. Una cosa un po' divertente, no? Che leggerete nel mio libro. Dov'è il microfono? Un'altra cosa. Dai, ti sento adesso. Una cosa divertente che leggete nel mio libro. Sono in allenamento per andare a Monte, come si dice, no, come si chiama, in, mamma mia, per andare si Lugani, però no, Monte Grotto, Toreglia, sì, verso quelle parti. Comunque una signora doveva andare a una parrocchiera, improvvisamente mi attraversa la strada, gira di colpo. E ciò, io senza manubrio, senza freni, faccio un salto acrobatico, gli vado sopra il cofano della macchina, non mi sono fatto niente. La signora guida, ma è modo di guardare questo? Ma in fondo brontola tanto, non si è fatto niente. Ah, guido, ah, non mi sono fatto niente, guido. Bene, allora, guardi come mi ha ridotto la bicicletta. E la guarda, senza manubrio, senza freni, senza pignone fisso, due ruote e un telaio. Ma non mi sembra che col colpo lei abbia perso tutti quei pezzi. Come no? Prima era intatta, capito? Mi sono vendicato o no? E c'era un pozzo pieno di alghe e di erbe. L'ho fatta cercare mezz'ora il manubrio e i freni. Ma dove sono andati a fare? Per stavolta va bene così, capito? Però la prossima volta mi rivolgo all'assicurazione. E non si sta male. Grande Giuliano! Bravo, bravo! Madonna, che prontezza hai avuto! Fai i nomi e per mettere a posto la roba tessinato. Ma ti è successo prima di fare il record questo quel no, che ho fatto qua, no? Yeah.